Per parlare un po' del progetto Altri Sguardi sulla città di Albino, abbiamo con noi l'architetto Lauro Milanese, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Albino, e Francesca Perani, vicepresidente degli Ordini degli Architetti di Bergamo. Architetto Milanese, due parole sui contenuti principali del progetto. Spiego a tutti come è nata un po' questa iniziativa. L'iniziativa è nata all'inizio di quest'anno. L'amministrazione, noi tutti, consiglieri e assessori, avevamo a cuore il tema del centro storico e lo stavamo declinando tra i vari assessorati dal punto di vista dell'economia, del commercio, per quanto riguardava il settore cultura, ma anche quello urbanistico. Siamo posti però un obiettivo, quello comunque di non ridurci a pensare singolarmente, ma di ampliare questa lettura a un confronto più ampio. Abbiamo allora, vista l'esperienza anche dell'anno precedente dell'Ordine degli Architetti in città di Bergamo, abbiamo chiamato l'Ordine degli Architetti, nella veste del gruppo Archidonne, a fare la propria lettura di questo luogo. Io sono stata un po' il veicolo e comunque l'amministrazione ha accolto positivamente questa richiesta. Lo stesso è stato per gli ordini degli architetti. L'obiettivo era quello comunque di avere una visione che non fosse quella stretta dei luoghi, ma aperta comunque a una visione più ampia, più estesa. Il gruppo di lavoro quindi ha iniziato a fare perlustrazioni e a conoscere il luogo. Subito è emersa una grossa potenzialità dei luoghi, una ricchezza anche di offerta, ma forse una scarsa capacità di collegamento esterno. Quindi la necessità che anche il paese di Albino facesse più rete e riconoscesse quella sua potenzialità di snodo all'interno di un territorio, lungo la pista ciclabile, attestato con la TEB, e quindi potesse tirar dentro comunque attenzioni per poter poi valorizzare il proprio territorio. Abbiamo però subito capito che non ci si poteva limitare a questa visione, che seppur avendo individuato uno spazio nodale, qual è la Piazza Moroni, che diventava poi il luogo da cui attrarre all'interno del centro storico, bisognava allargare comunque a tutti i cittadini la possibilità di partecipare e di dire la propria. A Francesca Perani, all'architetto Francesca Perani, vicepresidente degli ordini degli architetti di Bergamo, chiediamo il perché del coinvolgimento dell'ordine. Sicuramente già l'anno scorso appunto questa attività ci aveva coinvolto in pieno centro di Bergamo, nel centro storico, e aveva già creato dell'interesse rispetto a quello che avevamo identificato come un vuoto urbano che era situato in via San Lazzaro. Quest'anno è stata molto positiva la collaborazione con l'amministrazione, perché l'ordine in questo modo promuove con grande forza quella che è un aspetto della professionalità dell'architetto. In questo caso l'architetto è visto come facilitatore, ovvero non solo come divulgatore di conoscenze specifiche, ma anche e soprattutto come l'interprete delle esigenze create direttamente dal fruitore attivo della città. Un ampio servizio sul progetto Altri Sguardi sulla città andrà in onda nel settimanale il venerdì, in programma nei prossimi giorni. Da Albino.